tratta di Strauss Bon Bon. Il concerto si conclude con questo brano che si addice appieno al periodo festivo di fine anno e ci riporta all'ormai mitico concerto di Capodanno che si svolge a Vienna con le musiche appunto della famiglia Strauss. E l'arrangiamento di Hofburg che andremo ad ascoltare troveremo un mix dei più bei Walzer e Polke e degli Strauss, padre e figlio. Potremmo riconoscere il Kaiser Walzer sul bel Danubio blu, sottotoni e fulmini, sangue viennese, per poi passare al Trish-Trash Polka, le storielle del bosco viennese, il Rose dal sud, pizzicato Polka, vita d'artista e, per concludere, vi lasciamo indovinare il titolo dell'ultimo brano di questo medley sul quale la Sinusfair si augura a tutti, ma proprio a tutti, un felice anno nuovo. Giorgio Giacomini e la Sinusfair vestiti di Natale in Strauss Bon Bon. Grazie a tutti, ci vediamo. Un'ultima cosa, scusate, di solito non parlo mai, ma stasera mi tocca. Volevamo, e penso di interpretare il pensiero di tutta la banda, di dedicare questo brano a una persona che ci ha lasciato un mese e mezzo fa, un componente della nostra banda, sto parlando di Silvano. Questo brano perché? Perché Silvano aveva tre priorità nei suoi hobby. Prima la banda, poi la pesca e poi l'orto. La banda è intesa come musica e oltre alla sua forma suonata che praticava suonando il corno baritono, a lui piaceva anche ballare, ovviamente ballava il liscio, però ascoltando Strauss si tratta sempre di valzer e polke, quindi ciao Silvano e buon ascolto. Thank you.
dilettante, ma non possiamo lasciare andare via Cecilia senza che ti tocca. Cecilia e Martina, le nostre due soliste, al violino, alla voce. Riusciamo ad avere il violino? Cosa dite? Cecilia, te la senti? Grazie. Quindi lasciamo che si prepari. Cecilia, è stato un momento davvero magico. Allora,